Beh, colonnello, la mia vita è un libro aperto per voi. Alcuni dei miei uomini vi hanno trovato mezzo annegato. Non sapevo chi foste, ma era chiaro che cosa eravate. Così vi ho affidato ai Finnegan. Avevano un figlio del nostro ordine. Il signor Johnson era furioso. Era un rischio, ma immaginavo che avreste abbandonato i confratelli. Colonnello, il manoscritto, perché ridarlo a me? Perché, signor Cormac, io mi fido di voi. E con voi è in mani sicure. Con rispetto, signore. Io sono un bersaglio ben più di voi. Signori, Kasego Wase vuole attaccare Albany. I suoi alleati minacciano un villaggio Oneida e le truppe francesi sono già nel nostro territorio. Potrei sempre rallentare i francesi e aiutare gli Oneida. Prepareremo la difesa ad Albany. Se vogliamo sconfiggere Kasego Wase e i suoi alleati, dovrò aiutare gli Oneida. Il capitano è al timone! Non per ficcare il naso, ma per caso sai se Kasego Wase ha qualche punto debole? No, nessuno. Era una sentinella e un mercenario prima di diventare un assassino. Beh, che la fortuna ti assista. Io me la creo, la fortuna. Il colonnello ha un certo controllo sull'esercito, almeno su parte di esso. Ma abbiamo bisogno sia dei soldati che dei loro alleati nativi se vogliamo organizzare una difesa efficace contro Kasego Wase. Allez, encore un petit effort. Je suis toute retraite. Du sang est là. I'm glad we won. I remain unsure I'll be able to pay the quarter. Celebrate so this long. Resounding victory! Some company tonight. So I told we the French... We fear no army! I'll make short work of you! Come si entra in quella caverna? Venerabile, mi chiamo Shay Patrick Cormac. Sono un amico. Sei un vero amico. Hai la gratitudine della mia gente, Shay Patrick Cormac. Finché camminerai su questa terra, qui avrai una casa in mezzo a noi. Grazie. Sono io che ringrazio te, ragazzo. Ti andrebbe di fare una passeggiata con me? Mi chiamo Onata. Tra la mia gente circola una leggenda. Spiega come sia nata la terra sotto di noi e come bene e male si siano diffusi nel mondo. La donna celeste sparse saggezza nella nostra terra. Se segui la sua via, conoscerai la vera storia del nostro popolo e forse scoprirai persino la ricompensa dentro la caverna. Se sei davvero l'eroe che credo tu sia. Mi onorate. O venerabile. No, sei tu che onori noi, Shay Patrick Cormac. Addio. Yeah.
In Assassin's Creed Rogue, mi dispiace dirlo, ma ci sono molti collezionabili che servono più che altro ad allungare il brodo in un gioco che, se si basasse unicamente sulla campagna principale, durerebbe davvero poco, cosa che in realtà per me non è nemmeno un difetto. Quindi ci sono questi totem da raccogliere per prendere l'armatura di questa tribù di nativi americani, che non è la stessa tribù di Connor, la vecchia non è la stessa grande madre della tribù di Connor, per favore smettetela di confondervi in questo modo, dopo tutti questi anni ancora sti errori, vabbè. E poi anche una caccia per trovare un'armatura vichinga, riferimento al fatto che i vichinghi hanno scoperto l'America molto prima di Cristoforo Colombo, cosa che in realtà abbiamo visto anche in Assassin's Creed Valhalla. Ma in Assassin's Creed Rogue ci sono due collezionabili davvero importanti. I primi sono le pitture rupestri, che una volta raccolte tutte ci faranno ascoltare, poi prima o poi ve le farò ascoltare, una storia sull'origine del bene e del male secondo questa tribù di nativi americani, e poi anche i frammenti dell'Animus, che ci daranno un messaggio della Giunone nazionale, sempre nei nostri cuori, e quindi raccogliere i frammenti dell'Animus effettivamente qui è utile, al contrario di Black Flag, dove erano così, giusto appunto anche lì per allungare il brodo. Un bottino che... Per la miseria! Cosa è successo? Che seco quase. Allora è troppo tardi. No. Fort Frederick è vicino. Il colonnello può difenderlo. Sentito il capitano? Muoviamoci! Fuori i Trevi! Andiamo! Avanti, spiegate quelle vele! Meno vele! Via dalle raffiche! Avete controllato le vele? Fuori di qui! È casa mia! Non me ne vado! Entra, forza! Attacco! Attacco! Clear shot on us. Questa è opera di Keseko Wase, vero? Credo, ma non ho visto quel demonio. Il manoscritto. Voi tenetelo al sicuro. Portatelo alla Morrigan. È un ordine. Date ordini a me. Comando io. Non sono un soldato, colonnello. Penserò alla difesa finché non tornerete. Keseko Wase. Credi davvero di potermi sconfiggere, traditore? Brucia! Bastardo templare! Hai imparato bene, traditore! Keseko Wase. Non doveva finire così. Invece sì. Sei un nemico. E Achille ti farà morire. Ciò che fa è sbagliato. Ci sei tu per dirlo. I Templari cadranno. Proprio come te. Monroe? Lui è già... è morto. Che vuoi dire? Liam... Il colonnello andava verso il porto. Un bestione con un'ascia inseguiva il colonnello. Estingui l'incendio prima che si propaghino le fiamme. Il colonnello è intrappolato dentro. Aiuto! Salva il colonnello. Ah!
Il manoscritto. Un assassino l'ha preso. Liam. Lo ritroverò. Lo giuro. Shay. Giuri di difendere i principi del nostro ordine? E tutto ciò per cui lottiamo? Lo giuro. E mai divulgare i segreti e la vera natura della nostra opera? Lo giuro. E di farlo da ora fino alla morte? A ogni costo? Lo giuro. Allora ti accogliamo fra di noi. Ora sei un templare, foriero di un mondo nuovo. Che il padre della comprensione ci guidi. Che il padre della comprensione ci guidi. Hai capito ora? Ora capisco perché ti interessa tanto Shay Cormac. Shay aveva scoperto tutta la verità e di conseguenza ha fatto la sua scelta. E potresti trovarti di fronte allo stesso dilemma. Non pensavo saresti arrivato fin qui. Invece sei sulla via giusta. Non abbiamo ancora accesso ai server di sotto, ma ce n'è un altro proprio in cima al palazzo, vicino all'ufficio di Melanie. Devi andare lì. Puoi passare dal mio ufficio. Dobbiamo parlare. Questo ufficio era quello di un certo Olivier Garnot. Era il mio predecessore come direttore creativo dell'Abstergo Entertainment. Otso Berg rappresenta la nostra società madre, l'Abstergo Industries. Lui ti mostrerà la vera storia del mondo, come ha fatto con me. Olivier era carino, intelligente e amava il suo lavoro. Ma un anno fa ha intuito qual era la verità. Nessuno l'ha più visto. Di solito non permettiamo alla gente di progredire alla svelta, ma tu hai lavorato duro dimostrando di meritarlo. Ora hai un accesso di sicurezza di livello 2. I server su questo piano sbloccano altri ricordi di Shay. Thank you.
fare che i server funzionino, ora! François Macandal salvò Baptiste dalla schiavitù e lo iniziò alla confraternita. Macandal era un mentore feroce e nel disperato tentativo di liberare gli schiavi infranse il suo stesso credo, uccidendo indiscriminatamente. Sebbene non concordi con loro, alcuni assassini hanno un onore. Macandal non l'aveva. Grazie alla geniale pianificazione di Madeleine de Lille, i Templari giustiziarono pubblicamente Macandal nel 1758. La sua patetica giustificazione per la confraternita non stava in piedi. Quando il suo compagno e amico d'infanzia Agathe fuggì in Louisiana, Baptiste capì che la sua vecchia vita nella confraternita era inutile. Madeleine vide il potenziale di Baptiste e diede ordine ai Templari di New Orleans di fare un patto con lui. Se fosse riuscito a far uscire allo scoperto Agathe e ad eliminarlo, avrebbe potuto unirsi all'ordine dei Templari. Anche se Baptiste fu ucciso dall'assassina Aveline de Grandpré, il suo percorso mostra la chiara superiorità degli ideali Templari rispetto al terrorismo degli assassini. L'Animus è pronto, ti sta aspettando. Bene, Zuccone, ho caricato il prossimo set di ricordi di Shay. Sono pronti per essere riprodotti. Ci siamo quasi. Sappi che il tuo aiuto è per una giusta causa, anche se non sai ancora di che si tratta. Poi lei ti resusciterebbe per rimetterti a lavorare. Data l'indagine attuale, ho dato un'occhiata ad altri assassini che, nonostante la loro natura, sono stati utili alla causa templare. Il primo è Clay Kaczmarek, che si infiltrò nel progetto Animus di Vidi Karum. Diventò il soggetto 16 del progetto. La stirpe di Kaczmarek ci ha aiutato a scoprire l'importanza dell'assassino del Rinascimento, Ezio Auditore. Il soggetto è impazzito e si è suicidato per il troppo uso dell'Animus. Ma inaspettatamente, Kaczmarek potrebbe esserci di nuovo utile. Nell'Animus, il soggetto 16 entrò in contatto con l'entità della prima civilizzazione, Giunone. Forse, studiando le sue bizzarre esperienze, potremmo trovare un modo per sventare la minaccia incombente di Giunone. Con il soggetto 16 fuori gioco, a Vidic serviva un sostituto. Desmond Miles, un assassino in fuga, fu catturato nel settembre 2012 e venne usato come soggetto 17 per l'Animus, per cercare una mela dell'Eden. Riuscì a scappare e scoprì un'imminente minaccia per il pianeta. Un brillamento solare come quello che spazzò via i precursori oltre 75.000 anni prima. Desmond Miles riattivò anche un tempio della prima civilizzazione a New York per salvare il mondo, ma morì. Il suo corpo venne recuperato dall'Abstergo. Dopo la morte, Desmond Miles divenne il campione 17 e i suoi preziosi dati genetici vennero caricati sui server a beneficio di tutte le divisioni dell'Abstergo. Sia da vivi che da morti, gli assassini possono esserci utili in molti modi diversi. L'entità della prima civilizzazione, chiamata Giunone, è ricomparsa nel Grande Tempio a New York nel dicembre 2012. Non è più dotata di un corpo, ma esiste come una coscienza digitale da qualche parte nel cloud Abstergo. Per realizzare gli obiettivi nel mondo reale, Giunone usa due tipi di persone. La prima è un'altra coscienza di un precursore che compare a caso negli umani, e quando ciò accade, abbiamo un saggio. Inoltre, Giunone ha una forte influenza sugli strumenti della Prima Volontà, un gruppo che vuole soggiogare gli umani ai voleri della prima civilizzazione. L'Abstergo usa la Prima Volontà per recuperare i frutti dell'Eden. Sono economici e non si intromettono troppo. Ma sospetto che valga anche il contrario.
cioè che loro stiano usando le nostre risorse per trovare oggetti che li aiutino a perseguire i loro scopi. Non mi fido di loro, ma per ora posso solo farli tenere d'occhio dalla gente da costa. Gli scopi di Giunone non sono chiari. Anche se ha provato a impossessarsi di un corpo fisico, pare che sia molto più potente in forma digitale. La gente da costa teme che se l'umanità ottenesse la singolarità, cioè la fusione tra l'uomo e la macchina, Giunone sarebbe inarrestabile. Ironicamente, è proprio l'Abstergo stessa che sta andando in quella direzione. Questo file audio è ancora una volta una prova di come non avessero davvero idea di che cosa far fare a Giunone nei giochi e come concludere la sua storia nei giochi, che poi appunto, come sappiamo, è finita in Uprising, nei fumetti. Qui cercano di giustificarla dicendo non si sa perché voglia un corpo se è più potente in maniera digitale, perché appunto non ha alcun senso, però ci hanno provato. Però è interessante appunto che Otzoberg faccia sorvegliare gli strumenti della prima volontà a Violet da Costa, e poi probabilmente sarà anche questo che la renderà lei stessa uno strumento della prima volontà. Spoiler Uprising, vabbè, si scopre dalla pagina 5. Merda, ma cosa succede? Un altro glitch? Lo stesso di prima, Shay è tornato a Notre Dame. Prova a completare il ricordo stavolta. Ecco, ora Shay è a Parigi. E ho anche una data, 1776. In quel momento Franklin era l'ambasciatore americano in Francia. Signore e signori, ecco Otzoberg, killer professionista e storico dilettante. Fermi! Che state facendo? Non ho alcun problema con voi! Brutto, schifoso, ignorante! I have got a good line on him! Shay! Sei tu? Quanto tempo è passato? Oh, ma dove sono le mie maniere? Grazie, amico mio, grazie! Ma cosa ci fai a Parigi? Con tutto il rispetto, signore, non c'è tempo di parlare. Siete ancora in pericolo. Sì, io devo tornare dalla mia famiglia. Careful with that, you dog. Laissez-moi! Oh non, du ciel! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Garde! Ah, ti ringrazio, Shay. Aspetta, voglio solo controllare che la mia famiglia stia bene. Ne fais-je pourtant pas tout mon possible pour t'assurer une vie de bonheur et de plaisir? Come hai fatto? Beh, è stata una bella fortuna. Non credo alla fortuna, signor Franklin. E nemmeno voi, immagino. Sì, certo, amico mio. Eppure senza il tuo aiuto oggi... Bene, ti ringrazio, Shay. Posso fare qualcosa per te, per ripagare la tua gentilezza? A dire il vero, sì. Devo incontrare un socio in affari. Ho sentito che sarà alla reggia di Versailles fra un paio di giorni. Ma non lasciano entrare nessuno nella residenza reale. Molto bene. Cercherò di fare il possibile. Non c'è nient'altro da fare. Alteriamo l'ordine delle sequenze di memoria, per questo va in errore. Cosa suggerisci? Se proseguiamo con la vita di Shay nelle colonie, avremo dei risultati migliori nei ricordi di Parigi. Ottimo. Tienimi aggiornato. Carico la prossima sequenza.
Shay Cormac, sei il nuovo esperto templare di siti dei precursori. Non proprio, signore. Ho solo visto cosa fanno gli assassini in quei maledetti posti. Passato anni a seguire le tracce dei precursori. Dimmi cosa hai visto. Bene, so che sia assassini che templari cercano i frutti dell'Eden. Armi potenti, mele che controllano la mente, ma stavolta è diverso. Non si tratta di una mela, ma di un albero. Sono templi che reggono la terra, come radici. Li disturbi e Haiti crolla, o Lisbona, o qualsiasi posto indicato dal manoscritto. E gli assassini hanno osato interferire con questi luoghi? Già. E se non li fermiamo, continueranno a distruggere città. Capisco. Gli assassini sono attivi vicino alla fortezza di Louisbourg. Incontreremo un ufficiale inglese, James Cook. Ha appena avuto un incarico molto utile dal punto di vista strategico. Ghi sta le mappe. Molto bene. Allora partirò subito. Monroe parlava bene di te, Shay. Era convinto che avessi potenzialità enormi. Spero che non mi deluderai. Non lo farò, signore. Geist, tu sai perché il Gran Maestro è così interessato al Capitano Cook? Beh, è molto intelligente e ambizioso. La sua abilità nella navigazione non conosce rivali. E se la mia cameriera di Halifax preferita dice il vero, è appena diventato capitano di fregata. È anche un esperto nel decifrare codici segreti. Un uomo così abile sarà senz'altro utile alla nostra causa. Il tipo di persona da accogliere nell'ordine? Beh, è un mio amico, ma ha il brutto vizio di essere onestissimo. E non è molto famoso per la sua furbizia. Non riesce a mantenere le questioni segrete. Segrete, soprattutto quando ha il cervello impegnato a decifrare i codici. È un alleato, ma occhio a ciò che dici in sua presenza. Ho capito. Si dice che Louisbourg sia cruciale per la guerra. Se la marina inglese conquista il forte, non avrà più ostacoli fino a St. Lawrence. Poi verso il Quebec e Montreal. Il vento sta cambiando. Il generale Wolfe darà una bella lezione a quel vile di Montcalm. Aspettavo questo momento dall'attacco al forte William Henry. Finita questa guerra, potremo finalmente riportare l'ordine nel continente. Ho paura che ci vorrà ben più di questo. Ci vuole una tempra forte per sopravvivere qui. O del buon whisky. Eccola lì! L'HMS Pembroke. La nave del capitano James Cook. Che bellezza. Un vascello, ben armato. Dovremmo portare qui la Morrigan. Il signor Kenway starà aspettando. Andiamo. Benvenuti a bordo, signori. Lieto di rivedervi, capitano. Capitano Shay Cormac, capitano James Cook. Sono lieto di conoscervi. Piacere mio, signore. Il capitano Cook ha scoperto uno spiacevole piano che temo confermi le nostre convinzioni. Infatti, proprio mentre parliamo, una flotta inglese è diretta a Louisbourg. I francesi hanno pianificato un attacco preventivo, però. Se lanciassero questo attacco... Ovviamente non permetteremo che accada. Signori, la battaglia di Louisbourg potrebbe essere il punto di svolta che metterà fine a questo conflitto. Io non so voi, ma... ne ho abbastanza della guerra. Capitano Cormac, potrei suggerirvi di prendere il comando? Sono convinto che vi piacerà comandare una nave zeppa di... veri cannoni. Beh, suppongo di sì, capitano. Wow.
Wolf, Lawrence e Whitmore guidano le tre divisioni della Marina inglese. Chi è il comandante? Il maggior generale Amherst, ritornato da Hanover. Quindi ti interessa la guerra, Shay? Non ho intenzione di deludervi. Ci hanno colpito! Nemico in vista! Colpiti! Diamine! Non dobbiamo lasciarli passare! Dobbiamo permanere in montagna! L'esito della guerra dipende da noi. Hanno portato degli amici! Fa buon uso dei tuoi mortai, Shay. Si riveleranno fondamentali per vincere. Fuoco! Stiamo subendo danni! Santo Dio! Brulotti! Se riuscissero a passare, devasterebbero la nostra flotta! E allora sarà meglio impedirglielo. Riconosco quel vascello, signore! È l'esperto Crede! Ad uguale. È proprio fortunato. Abbiamo altre priorità adesso. Concordo. Dobbiamo sbarazzarci di quei brulotti. Pronti a colpire! Fuoco! Aspettiamo ordini! Ci sono altre navi nemiche! E altri brulotti! Non ce la faremo mai. Forse sarebbe più saggio ritirarci. Guerra e saggezza non vanno sempre d'accordo. Non è ancora finita, gente! Tutti ai cannoni! Ecco la marina inglese! Abbiamo fatto giusto in tempo, capitano Cormac. Le sorti della guerra cambiano! È stato un gran bel botto, vero? È troppo presto per festeggiare. Ad uguale è ancora qui. Scommetto che lo rivedremo presto, signor Kenway. Signor Kenway è determinato a sconfiggere Adewale. E tu no? È un uomo molto potente e un simbolo di speranza per gli assassini. Eliminandolo, gli infliggeremo un duro colpo. È vero, lo so. Ma è un vero peccato. Lui è un bravo uomo, Gist. Lo era anche Washington e Smith. Mi piaceva bere insieme a lui. Anche Wardrop, anche se non reggeva l'alcol. Lui e Wicks non sono mai andati d'accordo, sai? Se vuoi mettere alla prova la mia coscienza, ci sei riuscito. Viviamo in tempi di guerra, Shay. E per noi non c'è mai pace. Sembravo mio zio Jedediah. Era un vecchio stronzo. Voglio raccontarti... Un'altra volta, Gist. Sì, signore. Qual buon vento vi porta qui? Questa bellissima mattinata, signori. Ancora una volta lo scaltro capitano Cook ci ha servito bene. Ho trovato l'uomo che state cercando. Ad uguale? Esatto. È stato visto l'ultima volta nel forte francese a due leghe da qui, lungo il fiume. Che cosa ci fa quel demonio in un forte francese? Ripara la nave, suppongo, dopo Louisbourg. Molte grazie. Ci penseremo noi. Arrivederci e... vento in poppa, signori miei. Il forte è là davanti. Bene. Sempre dritti, allora.
Aprite i trevi! Muoversi! Aprite tutte le vele! Piegate gabbie, velacci e controvelacci! Che Dio ci aiuti! Ma che diavolo ci fa? Ma non ha alcun senso! In quei fiumi si può navigare a malapena con un vascello. È quasi impossibile manovrare quella nave. La manovrabilità è il problema minore. Beh, non volevo fare la lista dei problemi. Stiamole alla larga. Possiamo cercare di aggirarla. Rimaniamo sui fiumi più piccoli. Lì non potrà seguirci. Non facciamoci vedere. Non abbiamo certo bisogno di attirare attenzione. Perché portano una nave così nell'entroterra? La guerra sta per finire. Iniziano a essere disperati. Farebbero qualsiasi cosa per una maggiore potenza di fuoco. Senza offesa per il capitano Cook, ma quella francesina ha una potenza di fuoco che non ho mai visto. Preferisco le inglesine. Ah, ma le ragazze francesi hanno un certo fascino. Ti ho mai raccontato della signora Renette? Pensa che non era il suo vero nome, ma... Giusto, non è il momento. Comunque conosco un posto sicuro in cui scendere. Andiamo! Qual è il piano? Bombardiamo il forte? Non possiamo semplicemente assaltarlo così. Giusto. Dobbiamo sapere chi abbiamo contro. A questo posso pensarci io. Molto bene. Cerchiamo un posto dove attraccare. Su, salite! Via tutte le vele! Sì, rimarrà nelle vicinanze e sarà al sicuro. Buona fortuna, Shay. Non credo alla fortuna, signor Kenway. Ah, i templari hanno sguinzagliato il cane. Vediamo se hai coraggio, Shay. Sta scappando. Perché non resta qui e non mi affronta? Adewale ti affronta con le sue regole e dove preferisce. Cioè sulla sua nave, dove è più a suo agio. Attenzione ai mortai! Rischiamo di tornare tutti quanti a nuoto. Il fiume inizia a restringersi un po' troppo. Niente paura, signore. Jay ci ha tirato fuori da situazioni peggiori. Il lago più avanti è un vicolo cieco. Adewale non potrà andarsene. Piegate le vele, cavalchiamo il vento! Fuoco di mortai, Shay! Fuoco! Stiamo subendo danni! Fuoco! Pronti al fuoco, capitano! Fuoco! Fuoco! Mancato, cazzo! Contro fuoco! Fuoco! Adewale si è arenato! Una tattica insolita. Sta salvando il suo equipaggio. No. Si prepara all'ultima difesa. Non deludiamolo. Qui ci penso io con una distrazione. Tu trova un'altra strada. Dov'è il tuo cane da caccia, Gran Maestro Templare? Devo avervi creato un bel po' di problemi se mi seguite così. Già. Ormai sei una spina nel fianco fin da troppo tempo. Io conoscevo tuo padre, Hey. Si vergognerebbe di vedere che cosa sei diventato. Sì? Non sapevo che mio padre conoscesse la vergogna. Non parlare così di tuo padre! Sei fortunato se ti verrai la metà di quel che è stato lui. Metà o tutto? Io sono diverso da lui. Ready to
abbastanza, vecchio? Questo vecchio ti seppellirà prima del tempo, Eita. Uomini ben più giovani hanno fallito. Give me things to hit. Perdonami, Adewale. Osi chiedere perdono, ragazzo. L'inferno ti sta aspettando. Sì, ma ci andrò con orgoglio. E sicuro delle mie scelte. Non fa niente. Achille ha già quello che gli serve. Ucciderò chiunque lo difenderà se sarà necessario. Non glielo permetterò! Sei diventato un mostro, Shay. Forse sì. Vieni. A questo punto la guerra non è ancora finita, ma i francesi hanno perso influenza nelle colonie. Ora i templari possono concentrarsi sugli assassini. Hanno ancora molti uomini a New York. Vediamo qual è il ruolo di Shay. Come procediamo riguardo ai precursori? Raccogliamo navi e scorte, ma è difficile senza una destinazione precisa. I miei ti aiuteranno. Ho abbastanza risorse per una ciurma, Chevalier. Oh, ha scoperto come riprodurre l'esperimento del signor Franklin. Presto troverà il prossimo sito dei precursori. E credi di poterci riuscire? So osservare, mentore. L'apparecchio è quasi pronto. Ottimo. Tienimi informato. Dobbiamo ancora scoprire dove si nasconde Hope. Ora comanda molti criminali di New York. Devo trovare il Gran Maestro. Le cose sono peggio del previsto. Gli assassini hanno trovato il modo di usare la scatola dei precursori. Stanno già preparando una spedizione. Dobbiamo cercare di fermarli. Hope controlla centinaia di uomini e le autorità se ne infischiano. E se ci spacciassimo per loro? Commettiamo un crimine che li costringa ad arrestare quei briganti. Mi sembra un piano eccellente, Jack. Ci sto, ma devo sapere dove sono gli assassini. Sbaglio o il capo ci chiede di causare dei guai? E noi divertiamoci, Shay. Prendili, Shay. Ci servono i loro abiti. Ci stanno seguendo! È vero. Muoviamoci. No! Sono troppo giovane! Svelti, idiota! O qui ci restiamo secchi! Non siamo una coppia davvero brutta. No, io veramente sono stupendo. Qual è il bersaglio? La paga militare. Sbrighiamoci. Un reggimento sta arrivando al forte dove tengono il denaro.
Ottimo. Immagino che avrai un piano. Nel forte ci sono prigionieri. Entra e issa i colori della banda. Fai questo e io li libero. Ma sono solo un branco di criminali che lavorano con gli assassini. Beh, dobbiamo mettere l'esercito contro di loro. Ricorda, issa la bandiera e io scateno l'inferno. Can't he walk like the rest of us? Su. I prigionieri! Proteggete i soldi! Ora la pagherete! Teneteli lontani dai soldi! Andato! Sono davvero troppi! Get your dirty nose out of our affair! Che diavolo è successo qui? I prigionieri sono liberi! Li hanno aiutati da fuori! Erano davvero troppi! Va bene, ma dobbiamo rimediare, intesi? È ora di sistemare quei criminali una volta per tutte. È andata, Jack. Un po' di fortuna e l'esercito sbaraglierà quei briganti. Io me la creo, la fortuna. Il tuo capo dov'è? Io non parlo! Mi ucciderà! Se non lo fai, ti uccide lui. È nella casa grande. Quella col giardino. Andiamo? Non sapevo aveste una lama celata. Credevi di essere l'unico? Beh, in realtà credevo di sì. Dove l'avete presa? È un dono della confraternita. Capisco. La missione è stata un successo. L'esercito farà la sua mossa a breve. Bene. Non abbiamo abbastanza risorse a New York per combattere questi criminali. Con un po' di fortuna ce ne sbarazzeremo una volta per tutte. Io me la creo, la fortuna. Ora andiamo a dare il colpo di grazia. Signore, confermiamo. La donna è all'interno. Perfetto. È il momento di stanarla. Io vado dentro da solo a prendere Hope. Molto bene. Fuoco! Sentito il capitano? Fuoco! Abbiamo quello che ci serve. Ora, Chevalier mi sta aspettando. Hope. Buon viaggio. Era ora che arrivassi. Mi spiace che sia andata così. Eri un tipo affascinante.
più resistente di quanto credessi. Ma cosa... È veleno. Il mio cuore. Io... devo muovermi. Bene. Il cuore non si ferma se mi muovo. Devo trovare Hope e prendere l'antidoto. Non ti arrendi mai, vero Shade? Non importa, il veleno ti uccide. Stop you! Resistance is not in your best interest. Desist. Close in. Sei in ritardo. Di nuovo, Shay. Hope. Non volevo farlo. Ti ho addestrato io. Me l'aspettavo. Ma perché? Per dare più tempo a Liam. Presto Chevalier andrà al sito dei precursori. Io lo fermerò. Lo troverai pronto. Peccato. Avevi un gran talento. Tra tutte le morti in Assassin's Creed Rogue, quella di Hope è sempre stata la più difficile per me, perché mi ha sempre molto colpito. È evidente che sia Shake e Hope si piacevano a vicenda, il problema è che ognuno aveva scelto una strada diversa, si sono dovuti affrontare, sono stati costretti a uccidersi, ma da nessuna delle due parti c'è stato una soddisfazione, un piacere, anzi Shake sempre si è augurato che Hope non fosse coinvolta in tutto questo, in queste attività criminali. È comunque una storia d'amore migliore di quella di Arno ed Elise. L'ho detto, per questo episodio è tutto e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!